Bentrovati a Sport News. Filippo Vincenzo Sassano, 19enne di Civitanova, ha conquistato il titolo italiano kickboxing K1 e la tanto ambita cintura di campione nazionale assoluto, categoria 70 kg, nel circuito Extreme Top Fighters, organizzato da Umberto Lucci, atleta professionista, campione del mondo e campione europeo ed intercontinentale. E proprio ieri il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, ha ricevuto tutto il team Passamonte a Palazzo Sforza per congratularsi con loro. Le ragazze della danza sportiva dell'Istituto Comprensivo Padre Tacchi Venturi di San Severino sul secondo gradino del podio alla Festa Nazionale dello Sport Scolastico, tenutesi nella Riviera Teramana con la cerimonia di premiazione finale ospitata a Roseto degli Abruzzi. Le atlete hanno ottenuto l'argento nella gara valida per la fase nazionale dei giochi, cui erano iscritti 11 team di altrettante regioni d'Italia. Prossimo appuntamento per vedere esibirsi le campionesse in pubblico il 4 luglio, in occasione del saggio di danza in programma in Piazza del Popolo, proprio a San Severino Marche. Il mese di giugno si apre con una passerella internazionale per gli atleti dell'Antropos con la selezione italiana. Domani, 2 giugno, a Firenze, in occasione del Golden Gala Pietro Mennea, la FISDIR, Federazione Italiana Sport e Paralimpici degli Intellettivo-Relazionari, sarà presente con una batteria dei 100 metri. Nel contempo, la FISDIR sarà in viaggio verso Vichy, in Francia, per i Virtus Global Games 2023, in sostanza le Paralimpiadi della Disabilità Intellettivo-Relazionale. Le gare avranno inizio domenica 4 giugno. Lo stadio Elvia Recina di Macerata ospiterà invece sabato e domenica prossimi, 3 e 4 giugno, con inizio alle ore 15, la fase regionale del campionato di società di atletica leggera Master, valida per il titolo di campione regionale e per la qualificazione alla finale nazionale di metà luglio a Salerno. Organizzata dalla SEF Macerata, la manifestazione vede la partecipazione di squadre provenienti anche da Umbria ed Abruzzo. E con quest'ultima notizia di sport è tutto anche per questa edizione del TG. Buona festa della Repubblica a tutti voi e buon proseguimento di serata!